Le chiedo, ricorda un po' il 2015, molta tranquillità in primavera, questo accordo verrà sicuramente trovato e poi c'è stata la cosiddetta politica di brinkmanship, cioè si porta sull'orlo del baratro la questione. Secondo lei sarà anche questo il caso? Io faccio una considerazione che vorrebbe essere un po' amara. Mi sembra che sì, ci siano dei confronti un po' duri fra varie aree geografiche. Non è un caso che il Fondo Monetario Internazionale sia guidato, diciamo, dal punto di vista politico dagli americani, che naturalmente non hanno, come dire, un maleficio avere l'Europa un pochino disunita. Non so come spiegare questa cosa senza risultare troppo urticante. Quindi non sto dicendo che la Grecia stia facendo bene il suo compitino, però è singolare che ci si ritrovi ancora una volta a distanza di anni a vedere che da certe parti geografiche ben specificate vengono quasi degli attacchi, insomma, potrebbero gestire in maniera più soft. E quindi sì, si sta anticipando chiaramente uno scenario estivo di potenziale tensione.